L'altro giorno sotto il mio video un tizio mi ha commentato: "Ma non puoi parlare male di Neil Druckmann, quel genio di Neil Druckmann." Ma che cazzo è Neil Druckmann? Da quando è genio? Ha fatto solo un paio di giochi in vita sua! E poi? Ma sapete com'è entrato Neil Druckmann in Naughty Dog? Come semplice programmatore stagista! Dai! Chi cazzo è Neil Druckmann? Ma chi ti conosce? Cioè, ha fatto solo The Last of Us, The Last of Us parte 2 e poi ha programmato tutto il tempo come schiavo stagista, programmatore, non ha fatto niente di che. È genio, 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 genio di che cosa? Che l'unica cosa che ha fatto in autonomia prima di The Last of Us è Jack X Combat Racing, un gioco dimenticabile! Andate a vedere le recensioni, cacchio! Non è un buco del pelo del culo di Crash Team Racing quel gioco! Cioè, non è a livello di Crash Team Racing! Quindi, genio di che? I geni avrebbe dovuto far figo anche Jack X, cacchio! Doveva fare Jack X! Doveva essere un capolavoro Jack X per poter dire: cacchio, è un genio, hanno fatto bene a dargli il comando di Naughty Dog. Ma chi cazzo è Neil Druckmann? Cioè, abbiamo Neil Druckmann che sta a capo di Naughty Dog, Rubin che è andato a fare il programmatore per Facebook. Il vero e grande Rubin, il programmatore di Naughty Dog, quello che ha innovato la programmazione nel mondo dei videogiochi. Veramente un grande Rubin è stato. No. Nessuno dà a Rubin un genio per le grandi doti di programmazione, delle cose che ha fatto, che sono mirabolanti, sono grandiose, coi primi Crash, con Jack and Dexter. Cazzo, no! Neil Druckmann genio, ma chi cazzo lo conosce? Chi cazzo sei, Neil Druckmann? E poi abbiamo, che ne so, Romero che sta facendo uscire un gioco indie, Empire of Sin. Poi abbiamo Sakaguchi che stava sviluppando per iOS. Cioè, per iOS, Sakaguchi! Yu Suzuki col piattino nell'elemosina. Cioè, Yu Suzuki, il creatore di Outrun, di tanti capolavori arcade della Sega e soprattutto di Shenmue. Shenmue, il gioco del decennio, di qualche decennio fa, che ha rinnovato il mondo dei videogiochi per davvero. Yu Suzuki è genio! E invece sta col piattino nell'elemosina perché nessuno gli vuole dare un cazzo di lavoro, di possibilità lavorativa. Cioè, il mondo è tutto al contrario nel mondo dell'industria dei videogiochi. È tutto al contrario. Voglio parlare di Kamiya! Kamiya! Il grande Kamiya che ha fatto tutti i Resident Evil! Ha inventato Devil May Cry da un errore di programmazione di Resident Evil! Ha creato Bayonetta! Ha creato Wonderful 101! E ha fatto tante quelle robe, se non in primis, ma con la sua azienda Platinum Games. Cacchio, Kamiya! Kamiya è un genio! Voglio sentire parlare bene di Kamiya! Anche. No, è ridotto a fare Kickstarter per sviluppare i suoi giochi. E poi mi dicono: "Neil Druckmann genio! Ma genio di che? Che fa giochi dozzinali normali! The Last of Us è un bel gioco, punto! Non è un capolavoro, è un bel gioco! The Last of Us parte 2 l'ho provato ed è un bel gioco! Un bel gioco! Non è l'apoteosi in innovazione del game design! Non è un cazzo! Chi cazzo è Neil Druckmann? Chi? Vogliamo parlare dei geni? C'è Suda51, Suda51 non lo sento mai nominare, quello è un genio! Che fa robe fuori di testa e c'ha anche la visione autoriale. Ma ce ne sono un sacco di sviluppatori. Cliffy B! Cliffy B! Quello dietro ad Unreal! E Gears of War che ha rinnovato un altro innovatore del game design! È ridotto a fare il Twitcher! A fare il Twitcher! Basta, non ne voglio più che più ne parlo, più penso ai grandi game designer che stanno a fare cose umilianti e più mi sento male. E poi abbiamo Neil Druckmann a dirigere Naughty Dog! La
l'azienda del grande Rubin Naughty Dog e Rubin. Rubin!